ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. In questi giorni si fa un gran parlare, soprattutto nei telegiornali nazionali, della situazione della Terra dei Fuochi, così viene chiamata, dei torrenti ridotti in, come discariche, ma siamo andati a scoprire anche una situazione a noi vicina che non è molto diversa. Vediamola. Amiche e amici, ciao a tutti da Massimo Gianni, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportello Reclami. Oggi siamo a Rigutino, dove c'è un fiume che è talmente pieno di rifiuti e detriti che appena piove esonda e allaga tutto. Ecco, questo è un punto dove il fiume è stato ristretto e poi è stato anche rialzato perché è stato fatto un lavoro per le fognature che fu deciso di gettare il tubo nel letto del fiume, ma magari bisognava sfondarlo un po' il letto del fiume, mentre invece sopra tutti i sassi che c'era si è fatto una gettata di 30 cm per interrare il tubo della fognatura, anche 40. Questo ha portato addirittura a rialzare il fondo e l'acqua va sempre di fuori. Qui è tutto, ogni volta qui veramente basta poca acqua che allaga tutte queste famiglie andando giù verso Frassineto. Ma che te lo sanno, perché ho sempre reclamato, ho scritto, avvisato, telefonato, ho portato a vedere province da Nove Acque tutti, ma ancora si continua ad andare avanti, fino al punto che ogni volta questa gente deve subire queste disgrazie. Questo fa. E c'è davvero chi si difende dall'acqua, come può? Sì, ha messo queste paratelle con le guarnizioni e sicuramente anche questa volta ce n'è andato un po' meno dentro il garage, però ci è andata lo stesso. Colpa anche della cementificazione. Appena piove questo fiume si riempie d'acqua e esce fuori dagli argini e purtroppo fa grandi danni. Dunque, qui a un tempo è stato deciso di incanalare le fognature del paese. Però che è successo? Che queste fognature l'hanno dovute gettare. Lì c'è 80-90 centimetri di gettata sopra il fondo del fiume. Già il fiume era piccolo perché riceveva poca acqua e invece ne arriva tanta. Oggi con questo affare esce continuamente, quando piove la strada fa parte del fiume. Poi lì è staccato un pezzo di cemento gettato dal tubo. È chiaro che l'acqua venendo giù ha trovato quel fondo a portare via la strada. Ora qua giù c'è un sacco di proprietari, gente anche che c'ha la casa e non passano più. Hanno dovuto mettere un tavolone qui per poter andare a casa con una macchina, perché non con un camion, ma appena con le macchine potevano passare. Ma dico, sarà che qui è una storia che questa, anche questa è da 10 anni che si tira avanti, lo sanno che chi va giù l'argine del fiume, si fa una gettatina, si sistema. Oggi c'è una gettata 3 volte superiore, costa di più, e queste famiglie ancora è 10 anni che stanno a tribolare per andare a casa. Per il momento da Rigutino è tutto, linea allo studio. Oggi per Sportello Reclami, tra poco parte la seconda parte del nostro servizio di oggi, siamo a Rigutino per vedere le immagini, la situazione di un torrente pieno di rifiuti e discariche. Eccoci qui alla seconda parte, a Rigutino. Il letto di un fiume si è ristretto a causa dei detriti, dei rifiuti, della cementificazione anche, che non è poi una cosa tanto regolare come vediamo dalle nostre immagini. Appena piove è davvero un dramma. Gianni, io sono qui e perdo anche tempo e non lo faccio per bellezza, perché non sono poi una figura da bellezza. Il problema è che qui allora è falla finita. Quello che c'è da fare, che è urgente, bisogna che la provincia, i comuni, le Nove Acque lo facciano. Qui è un compito che spetta loro tre. È inutile che se la mandino uno per quello, uno per quell'altro. Vengono a fare una decisione, si dividono le spese e facciano il lavoro. Se no i responsabili che vadano a fare una girata, invece continuare a occupare posti senza fare il suo dovere. Ora è l'ora di farla finita. La gente non ne può più di queste cose. Non ne possono più. Nessuno. Ecco, che cosa bisogna fare per risanare questa situazione? Niente, qui devono gettare un muro in cemento con dei ferri,
dal fondo, non sono tanti perché non è la fine del mondo, sono 10 metri di muro e risanare la strada per tutte le persone che abitano o proprietari terrieri che devono passare. Giusto, dare la certezza a una persona quando esce da lavorare di andare a casa, perché chi ha lasciato le macchine lì, sono andato a casa a piedi. Insomma, non si può vivere continuamente con la paura, con la paura. Diritto di replica all'assessore ai lavori pubblici Franco Dringoli del comune di Arezzo. Le competenze idrauliche da un punto di vista specifico non sono direttamente del comune ma appunto provincia e consorzio di bonifica. Il nostro compito è ovviamente quello di mettere insieme questi enti e lo stiamo facendo su altri punti del territorio comunale per vedere di coordinare appunto gli interventi di ognuno e quindi sarà senz'altro fatto anche per quanto riguarda il rio di la zona insomma, di Rigutino. Anche per questa puntata è tutto, linea a te Roberto. Concludiamo qui la nostra puntata di oggi, una puntata interessante, davvero molto interessante, che postiamo immediatamente a disposizione di chi voglia prenderne visione, è già stata caricata al volo sul nostro sito, potete contattarci anche tramite la pagina Facebook, il nostro indirizzo di posta elettronica, sportelloreclami@teletruria.it, potete fermare anche Massimo quando è in giro con la bici, lo vedete, per la città, grazie dell'attenzione, continuate a seguirci ancora su Teletruria. Sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.